Migliaia di penne nere tra due ali di folla e tricolore al raduno del terzo raggruppamento in Carnia. Testimone del fare, l'Associazione Nazionale Alpini è stata insignita del titolo di cittadina onoraria di Tolmezzo. È rientrato in servizio il 4° Reggimento Alpini Paracadutisti, la medaglia d'oro al valor militare Andrea Adorno. Musiche, testi ed esperienze musicali sono state protagoniste del convegno La Coralità degli Alpini, svoltosi a Milano per volere del Centro Studi dell'ANA. Abbiamo cominciato questo secondo centenario di vita con una adunata di un raggruppamento che è stata, uso una parola forte, ma la uso con coscienza e coscienza, è stata meravigliosa. Queste le parole del presidente dell'ANA Sebastiano Favero, che caratterizzano al meglio la tre giorni del 19° raduno del Triveneto che si è tenuto a Tolmezzo, addobbato a festa con le bandiere tricolore. Il presidente Favero ha voluto ribadire la forza e il coraggio delle penne nere di andare avanti sempre con le loro idee e i loro valori per poter creare un'Italia migliore. La gente della Carnica ha mostrato tutto il suo affetto partecipando in massa alle sfilate. Migliaia le persone che hanno assistito alle cerimonie ufficiali dei gruppi e delle sezioni degli alpini del Triveneto. Tanti mi hanno detto che abbiamo imbandierato tutto Tolmezzo più che a Milano. Effettivamente abbiamo distribuito tutta la Carnia, perché io dico sempre, non è il raduno di Tolmezzo, è il raduno della Carnia. Noi abbiamo una bella vastità di comuni, dove tutti i comuni si sono imbandierati. A parte il fatto che io sono un tipo molto che si emoziona facilmente, ma vedere tutta questa gente che ti applaudiva, guarda, è stato... non ho parole per descriverlo. Ma anche sono rimasto molto orgoglioso della gente di Tolmezzo, degli alpini di Tolmezzo. Complimenti di tutte queste persone presenti. E devo ringraziare la sezione di la Carnica per tutti questi tricolori esposti dalle proprie abitazioni. Al termine del raduno è stato anche un passaggio di testimone dal presidente della sezione della Carnica al presidente della sezione di Asiago, dove l'anno prossimo si terrà il raduno del terzo raggruppamento. Adesso proprio ho fatto lo zaino a terra, facendo i migliori auguri al collega di Asiago, che anche lui riesca a fare un Triveneto come il nostro. Prendiamo un grande onore questo da ricordare il centenario della prima adunata nazionale, dove andremo a ricordarlo in quella montagna sacra agli alpini, su quella colonna con la scritta per non dimenticare. La Carnia, patria del terzo raggruppamento del Triveneto, ha ospitato il 19° raduno annuale a Tolmezzo. Migliaia di persone hanno abbracciato le penne nere di tutti i gruppi e le sezioni. Dopo la cerimonia dell'alzabandiera in piazza, che ha visto partecipare tutti gli schieramenti, le autorità civili e militari, il corteo si è diretto verso il monumento dell'Alpino per depositare una corona d'alloro in memoria dei caduti di tutte le guerre. Poi la tappa al tempio ossario di Timau, consacrato nel 1939, che custodisce le spoglie provenienti dal fronte dell'Alto But e dintorni di 1764 caduti della Prima Guerra Mondiale. Delle celebrazioni, la cerimonia nella sala consiliare del comune di Tolmezzo per il conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, un riconoscimento per l'impegno profuso delle penne nere di fare comunità e di portare avanti con tenacia i valori alpini. Ce lo insegnano gli alpini, che le parole sono importanti, ma sono ancora più importanti i fatti quando seguono le parole. Mi piace poter dire, riprendendo i concetti del presidente Favaro, che gli alpini sono gli uomini del fare, non solo del fare ma qualcosa di più, gli uomini del dare. È una sottile differenza che significa il confine tra
il fare le cose e il farlo con generosità. E gli alpini qui a Tolmezzo, in Carnio, come su tutte le nostre montagne, su tutto il nostro Tiveneto, è questo che ci hanno insegnato a realizzare e noi siamo per questo eternamente riconoscenti. Se contiamo che in tutta Italia ci sono 350.000 associati, è una realtà associativa tra le più importanti, oserei dire, d'Europa, non solo d'Italia. C'è un lavoro infinito nel fare comunità, quindi nel realizzare, nel tessere quei rapporti che toccano i più deboli, ma non solo. Ecco, proprio nel fare comunità sono un aiuto straordinario, perché lo spirito di gruppo, l'abnegazione, il senso del dovere e soprattutto l'amare la propria comunità, che in senso grande è l'Italia, che in senso più regionale è il nostro Triveneto, ma che nel senso locale è i nostri comuni, è una dote che noi riconosciamo e per la quale siamo onorati di dargli, stare al loro fianco e adesso averli i nostri cittadini onorari. La montagna è un ambiente molto, molto ostile, molto duro da affrontare. E vivendo la montagna ti fa crescere, ti fa capire che anche se nel percorso della propria vita ci sono momenti duri, bisogna rialzarsi e andare avanti. Andrea Dorno, classe 1980, il primo graduato dell'esercito ancora in vita ad essere in servizio. Nel 2014 il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, gli ha consegnato la medaglia d'oro al valore militare per essersi distinto con coraggio durante un'operazione in Afghanistan nel 2010. Il suo plotone viene investito dal fuoco dei talebani, ma lui, senza esitare, si frappone tra loro e i suoi compagni. Seriamente ferito ad una gamba, riesce a mantenere la sua posizione garantendo la sicurezza necessaria per la riorganizzazione della sua unità. Da quando mi sono arruolato mi sono subito innamorato del Corpo degli Alpini. È un qualcosa che è indescrivibile. Il Corpo degli Alpini, lo spirito degli Alpini è veramente un qualcosa che trasmette armonia, solidarietà, affetto nei confronti anche dell'Italia intera. E questo a me mi rende veramente orgoglioso di far parte anche degli alpini paraurtisti. Questo mi ha fatto sì che con il duro lavoro fatto negli anni passati e anche oggi mi ha conferito la medaglia d'oro militare. Adorno poteva ritirarsi dall'operatività, ma ha scelto di continuare ad indossare la divisa. Dal 2011 nel 62° Reggimento Fanteria Sicilia e dal 2018 rientrando nel 4° Reggimento Alpini Paracadutisti Ranger di Verona. Chi nasce alpino è difficile che tolga la veste, di conseguenza per me è un grandissimo onore di essere rientrato al 4° Reggimento Alpini Paracadutisti e continuerò a dare il mio contributo al servizio. Sono 150 in tutta Italia i cori alpini dell'ANA, grandi numeri che richiedono la giusta attenzione. Per questo il Centro Studi ha riservato loro il convegno La Coralità degli Alpini, svoltosi presso la Sala Puccini del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Canti improvvisati con la platea e note storiche per approfondire un mondo in continua evoluzione. È bene che ci sia un'evoluzione, perché se no rimarremmo ingessati semplicemente come se fossimo un museo. Non siamo un museo. Per dire, prima un direttore di coro ha detto: il mio coro è misto. Benissimo. Adesso nei corpi alpini, non più di leva, ma cioè ci sono le donne, no? Le donne alpine. Il canto popolare ha influito sulla produzione colta, la musica colta ha influito su certe realizzazioni popolari e quindi altro che evoluzione.
I professori Perucchetti, Zanolini, Zuccante, Antonelli, Rizzo, Marchesotti e Masina hanno portato alla luce vari aspetti legati alla coralità alpina, con alla base la tecnica responsoriale ben interpretata dai cori spontanei di Reggio e Premana e dal coro Ana di Milano. Questa tecnica responsoriale è citata moltissime volte, uno attacca e gli altri dietro. Poi cosa facessero dietro, nel senso di dopo questo che è attaccato, è quello il bello, perché uno attacca, ho capito, ma dopo cosa succede? È quello che stiamo cercando di capire attraverso appunto queste registrazioni che sono uscite in quest'ultimo periodo e attraverso le testimonianze, anche se poi le testimonianze scritte sono sempre difficili, perché tre toni bassi, ma cosa significa tre toni bassi? Dietro ogni canto c'è tutta una storia fatta di geografia, fatta di, appunto, di storia, fatta di personaggi, di luoghi, di situazioni che potrebbero essere esplicate al coro in primis, e poi il coro dovrebbe riuscire a trasmettere attraverso la presentazione, attraverso l'interpretazione anche al pubblico, di modo che il concerto non sia solo un'esecuzione musicale ma che sia un'esecuzione a 360 gradi su tutti gli aspetti socioculturali anche.